costruito, qualche volta equivocato su questo nostro discorso di cui abbiamo parlato da qualche giorno a questa parte. È bene dire come stanno le cose dal mio punto di vista, che è uno dei tanti punti di vista. Lo dico con molta franchezza e umiltà, ma non ipocritamente. È un forte movimento, partito, si deve organizzare. Una regola di democrazia e di partecipazione deve poggiare sul fatto che, anche se possiamo qualcuno di noi vantare meriti e altrettanti forse dei meriti e limiti, tutti dobbiamo partecipare a questo processo. Ed oggi è l'occasione, a proposito di questo, per ritrovarci tutti, dopo che in questi non 60 anni, onestamente, certamente non ho la presunzione, la pretesa che ci si dedichi qualche libro, in carità, c'è qualcuno che ha successo scrivendo sulle vicende della Sicilia, mi complimento, ma qualche ritaglio di giornale, per la verità, su questi 6 anni di faticose, di intensa esperienza, possiamo averlo collezionato. Io credo che sia l'occasione per dire che 6 anni fa da che cosa siamo stati spinti, se vogliamo riflettere su questo, forse dalla voglia di fare carriera, di fare una carriera sicura, di ritagliarci uno spazio in un partito nazionale che ci consentisse di diventare consiglieri comunali, assessori, fino a ministri o roba del genere. Sicuramente no. 6 anni fa ci siamo messi in discussione, affrontando una sfida e andando incontro ad un'avventura che poteva anche concludersi, da lì a non molto tempo, nella conclusione dell'impegno politico per molti di noi. C'era una grande spinta, una voglia di liberarci da certe logiche dei partiti nazionali, di dare un senso ad un'azione politica che da qualche tempo a questa parte o a quella parte aveva perso ogni significato, e di fare qualcosa, diciamo, per il Sud in particolare, visto che ci trovavamo qui in Sicilia quasi tutti i siciliani, anzi all'inizio tutti i siciliani di una parte della Sicilia, di dare un senso, di dare una mano alla nostra terra, di dare una mano alla Sicilia. In questi 6 anni non voglio farla lunga, ma siamo riusciti, sarà stata fortuna, la provvidenza che abbiamo invocato e che invochiamo sempre, ma siamo riusciti a portare un paio di volte una piccola pattuglia di parlamentari alla Camera e al Senato. Siamo riusciti, nonostante, come dire, una caratterizzazione territoriale particolare, a far credere, a far coinvolgere in questa operazione politica uomini, anche consiglieri regionali, eletti nei consigli regionali, da quella cintura Sardegna, Lazio, Abruzzo, Molise, a scendere fino alla Sicilia. E ci è capitato anche, credo che in molti altri movimenti è capitato, nell'arco di 6 anni, di conquistare il governo di una grande regione come la Sicilia. Abbiamo suscitato tante speranze, siamo riusciti ad accendere su una Sicilia e su un Sud, se volete, in penombra, del tutto in penombra, prima di allora. Poi, per carità, è stata una gara, tanti altri non hanno fatto meglio di noi, probabilmente qualcuno strumentalmente, a parlare e ad accendere i riflettori sul Mezzogiorno. Però vedete, concetti e obiettivi, come ad esempio la fiscalità di vantaggio, il ritardo e la necessità di una perequazione delle infrastrutture a partire dal ponte sullo stretto che mosse migliaia di siciliani a Messina e a Roma, furono temi ed argomenti che noi sollevamo e che siamo riusciti a porre al centro del dibattito politico nazionale. Oggi, per la verità, alla luce di questa esperienza esaltante e faticosa, abbiamo accumulato delle risorse elettorali, di governo, di consenso, di classe dirigente, che potremmo paragonare, accostare ai mitici talenti che
cosa ce ne facciamo di questi talenti? Li custodiamo sotto il mattone oppure li investiamo? In politica abbiamo il diritto di vivere di questa rendita di posizione, appagandoci di quello che c'è, nell'attesa che il tempo inevitabilmente e inesorabilmente faccia perdere valore a queste risorse. Abbiamo il dovere di investirle, di investire noi stessi, di metterci in discussione, non perdendo assolutamente il patrimonio di esperienza accumulata, non rinnegandolo assolutamente, a cominciare dalle risorse umane, delle persone, delle generosità, dei cuori che si sono scommessi in questa importante, per tutti noi, importantissima operazione politica. Ma vedete, in questi 6 anni abbiamo parlato di governo, di Parlamento e anche di Mezzogiorno. In questi 6 anni, nel frattempo, se vogliamo tornare indietro e vedere cosa succede, cosa è successo, cosa registriamo, cosa abbiamo il dovere di registrare, che il federalismo di cui la Lega parlava allora, convertendovi il suo secessionismo, è diventato una realtà, è diventato una realtà almeno per i municipi. Questo comporta delle conseguenze per il portafoglio di ciascuno di noi. Se il federalismo municipale, per garantire lo stesso livello dei servizi, farà risparmiare, farà ridurre la pressione fiscale in una città e in una economia e per cittadini che hanno i redditi doppi del nostro, di Trento, di Milano, piuttosto che di Verona, dalle nostre parti, per garantire lo stesso livello dei servizi, invece la pressione fiscale aumenterà. E non è una novità da niente, indubbiamente, questo fatto. Abbiamo il Mediterraneo in fiamme, e lo sappiamo perfettamente, non so cosa sta succedendo mentre noi oggi parliamo, dalle parti di Parigi, che scelte faranno i paesi della NATO, che cosa decideranno di fare, pare che lo abbiano già deciso, e noi siamo qui, nel centro del Mediterraneo, frontiera avanzata dell'Europa verso la Libia e verso il Nord Africa. E che facciamo? Che iniziativa politica adottiamo? Siamo in un mondo nel quale registriamo il rischio, più che il rischio, più che il pericolo di un disastro nucleare, disastro che riguarda cioè una fonte di energia alla quale abbiamo guardato fino a non molto tempo fa, e credo, non vorrei sbagliarmi, il nostro governo, forse 15 giorni fa, ha guardato individuando, bontà loro come al solito, in quel di Marina di Ragusa o di Licata, siti nei quali collocare centrali nucleari, e al tempo stesso, un'operazione di carattere tecnico-finanziario, ha definanziato la nostra risorsa energetica del sole e del fotovoltaico, certamente per investire quelle risorse sul nucleare. In questi 6 anni avevamo costruito un'alleanza, un patto per il Sud, con la forza di centrodestra che governa il paese, un patto ed un'alleanza. Poi, per carità, ognuno di noi può avere il cuore collocato a sinistra, a destra, al centro o sotto o sopra, ma si tratta di vedere e di collocarlo dalla parte della gente che rappresentiamo, un governo e un'alleanza che sono stati certo poco generosi nei confronti del Sud e della Sicilia, che quel patto, fatto di pochi punti, hanno ignorato, se non hanno ampiamente violato. Ecco, noi non rinneghiamo niente di questa esperienza, ma rispetto a questi fatti possiamo non interrogarci sulla adeguatezza della nostra organizzazione, delle nostre regole interne, del nostro programma politico? Ma non saremmo degni delle speranze, delle aspettative, degli investimenti di fiducia che la nostra gente ha riposto in noi, in ciascuno di noi. Ecco perché oggi non è che diciamo dov'è il Sud, l'evoluzione naturale,
Italia sotto sopra, questo è il simbolo, questo è il capo, l'intellettuale piuttosto che il politico. Diciamo, apriamo questa fase costituente, apriamo non soltanto questa riflessione, che riflessione cosa vuol dire? Perché pensiamo così? E pensiamo, apriamo questa grande consultazione. Ne avevamo parlato qualche mese fa, pensavamo ad una consultazione per la rifondazione, poi ci siamo fermati sulla soglia di forse scelte che ci avrebbero portato, come è capitato e come capita per altre formazioni politiche, a lacerarci al nostro interno, a confliggere e a non ritrovarci più. Ma non c'è dubbio che amichevolmente, intelligentemente, costruttivamente non possiamo che aprirci, che aprire un confronto, che dialogare col nostro popolo e col nostro mondo, sicuramente non soltanto in Sicilia, e riprendere a muoverci. Ricordiamo Messina, Roma, ricordiamo le infrastrutture oggi al ponte. Scusate, vorremmo riconoscere che ci siamo un po' seduti, non io, ma quanti hanno responsabilità di governo che siamo costretti a stare seduti per firmare, per leggere, per confrontarci, per partecipare alle mille delegazioni e ai mille confronti. Eppure quanto piacere e quanta soddisfazione, vi devo dire, per quel tempo che dedichiamo al confronto con la gente, a stare tra le persone, a uscire, come qualcuno dice giustamente, dal palazzo. Questo ci dà una carica che dobbiamo ritrovare tutti noi, finendola di sentirci appagati come se ormai tutti i traguardi fossero stati raggiunti. Rischiamo di perderli definitivamente se non ci rimettiamo in marcia, se non ci rimettiamo in movimento. Questa è la politica al servizio del nostro popolo.